Oggi sono in Val Camonica, precisamente nel comune di Paspardo, provincia di Brescia. Ho appena parcheggiato in via Zumella a circa 1140 metri e vorrei raggiungere Cima Barbignaga, metri 2367, passando per il rifugio Colombè. Ecco sullo sfondo il Pizzo Badile Camuno. Sono le 9:15, ho parcheggiato presso il centro faunistico del Parco dell'Adamello e inizio la salita seguendo inizialmente la stradina asfaltata. Forse non è una vipera. No, no, no. Bestia. No, è troppo grossa. È lunghissima. Sì. Una biscia lunghissima. Sì, avranno i loro nomi, ma non è una vipera. Anche come colore, mi sembra. No, non è, è una biscia d'acqua. Mai vista così grossa. No, non è una vipera. Però è in particolare. Adesso l'ho persa di vista. Eccola. Con la testa. No, è sempre lì così. Pusol. Ecco arrivati a un bivio, proseguiamo verso il rifugio Colombè, viene dato a 40 minuti. A Concarena riconosco anche il Monte Campione e il Monte Campioncino. Molto bello questo sentiero, che poi è una stradina. Adesso il rifugio Colombè è tutto nel bosco. Sono le 11:20, siamo arrivati al rifugio Colombè, metri 1710. Ecco, dopo il rifugio Colombè si prosegue sempre su una stradina e dopo dovrebbe iniziare il sentiero. Ambiente molto bello, bellissime fioriture. Palina segnaletica, cima Barbignaga, 1:15 a sinistra. Ecco, forse ho trovato una traccia che sale verso la dorsale. Dovrebbe essere il sentiero 117 verso la cima Barbignaga. Bellissima la vista sulla Concarena, sulla Val Camonica. Il Pizzo Badile Camuno
la Val Camonica, si prosegue verso la dorsale. Continuiamo su una esile traccia. Saliamo ora senza seguire una traccia definita verso la dorsale, verso il Monte Colombè. Ecco, questo è il cucuzzolo del Monte Colombè, metri 2152, quindi la prima cima di giornata. E già qui c'è un fantastico panorama. Panorama dal Monte Colombè, metri 2152, ecco tutta la dorsale per salire alla cima di Barbagnaga, metri 2367, ecco più in alto la cima settentrionale di Barbagnaga, lontananza il Carré Alto, ghiacciaio dell'Adamello, Corno Baitone, in fondo la cima dei Piazzi, cima d'Osdè, cima Viola, ghiacciaio del Bernina, tutto il massiccio del Bernina, l'alta Val Camonica, il Monte Campione, il Campioncino, la Conca Arena, la Val Camonica fino al Lago d'Iseo, Pizzo Badile Camuno, sono le 13:10, riprendiamo la salita verso cima di Barbagnaga, ora c'è da fare ancora tutta la dorsale. Qui sulla dorsale la traccia è bella evidente, ci avviciniamo a cima Barbagnaga. Eccola, cima Barbagnaga o Barbagnaga, la cima settentrionale, metri 2367. Questo è il tratto finale della dorsale, della cresta. Ultimi metri. Ecco la cresta finale sotto il Monte Colombè. Ormai sono arrivato.
Ore 13:40, arrivo in vetta, cima Barbignaga. Panorama dalla cima Barbignaga settentrionale, metri 2367, la Val Camonica, in fondo il Bernina, le montagne dell'Alta Valtellina, la cima Piazzi, cima Dosde, cima Viola, la D'Amello, Corno Baitone, Carrè Alto, le altre due cime di Barbignaga, quella centrale e quella meridionale, il Sasso, il Pizzo Badile Camuno, la Val Camonica, la Concarena, le Orobie e le due croci di vetta.
Sono le 15:25, è ora di rientrare. Lasciamo questa cima molto panoramica, cima di Barbignaga o di Berbignaga, settentrionale, metri 2367, la Concarena, le Orobie. Vedo anche il Pizzo Scalino, il ghiacciaio del Bernina, cima dei Piazzi, cima d'Osdè, cima Viola. Le nuvole stanno salendo, non si vede più l'Adamello. Carrealto, veramente molto panoramica questa cima. Pizzo Badile Camuno, la Val Camonica, in fondo si vede il lago Iseo. Ecco, ora c'è da rifare tutta la dorsale. Comunque ben segnalata. Sotto il monte Colombè, metri 2152, tutta la dorsale erbosa che abbiamo risalito. Cima Berbignaga, Pizzo Badile Camuno, la Val Camonica, ambiente bellissimo. È ricomparso l'Adamello. Ecco, a questo punto, in vista del monte Colombè, lascio la dorsale e proseguo senza traccia precisa, scendo per questi prati. Proseguendo a vista. Ora siamo tornati sulla traccia, tra poco entreremo nel bosco. Ecco la prateria da cui siamo scesi. Dopo una breve sosta al bivacco di Pian del Campo, o Malga Zumella, riprendiamo sentiero verso il rifugio Colombè. Viene dato 20 minuti, paspardo 2 ore. Siamo tornati al rifugio Colombè, sono le 17.
a destra il paese, direzione Paspardo. Ora siamo entrati nel bosco. Ore 6:20, siamo arrivati alle auto, termina l'escursione a cima Barbignaga.